Centrodestra spaccato e ridimensionato, e questa è la fotografia del post elezioni della coalizione che in provincia di Salerno aveva governato per 5 anni, costruendo un apparato solido e duraturo messo su dall'ex presidente Edmondo Cirielli. Proprio Cirielli parla delle ragioni della sconfitta scagliandosi contro Forza Italia. La nostra marcia per l'unità del centrodestra continua e non sarà qualche imbecille a fermarla, afferma così Cirielli. Giovanni Romano, intanto, che da avversario leale, augura buon lavoro a Giuseppe Canfora per l'elezione. Da uomo delle istituzioni, fin da subito manifesto la disponibilità a collaborare con lealtà e spirito costruttivo. Giovanni Romano, candidato alla guida della provincia per il centrodestra, sconfitto dal sindaco di Sarno, apre al neopresidente di Palazzo Sant'Agostino. Ho affrontato, aggiunge Romano, questa sfida con entusiasmo, consapevole di partire da uno svantaggio di circa 10.000 voti. Come sempre mi sono battuto con determinazione, non risparmiando tempo ed energie, per opportuno nel centrodestra avviare una riflessione che deve partire da una domanda: come si fa ad arrivare al 60% dei consensi sulle liste e consegnare la vittoria alla sinistra? Dalla lettura dei dati di lista si evince che la somma dei voti totalizzati dei partiti che alla regione sostengono il governatore Caldoro è evidentemente superiore ai consensi conseguiti dalle liste di centrosinistra. Un dato confortante, ma che non è bastato per confermarsi a Palazzo Sant'Agostino. Una domanda che per Romano merita risposte diverse secondo le diverse responsabilità. Intanto la maggioranza si prepara per la discussione e l'eventuale approvazione del nuovo statuto. Tra i primi impegni l'attività legata al bilancio dell'amministrazione provinciale di Salerno. Giuseppe Canfora, che nel frattempo dovrà anche procedere ad ufficializzare l'accordo raggiunto con l'Unione di Centro. Con ogni probabilità la carica di vicepresidente sarà assegnata ad uno dei neoconsiglieri dell'UDC. Si tratta del sindaco di Siano Tenure. In corsa per la carica di vicepresidente anche un altro nome, quello del consigliere provinciale salernitano Giovanni Coscia, che negli ultimi 5 anni ha rappresentato l'opposizione a Palazzo Sant'Agostino.